Una premessa. È giusto ricordare che Comune di Napoli, ma Regione Campania, che sono accomunate in questa vicenda, pagano a carissimo prezzo errori derivanti da responsabilità politiche chiarissime. Sindaco Iervolino, ma anche Presidente della Regione Bassolino, per vincere le elezioni hanno aggregato delle forze politiche che per ideologie e programmi sono assolutamente inconciliabili fra loro, prova ne è l'assoluta ingovernabilità di quei territori. Se vogliamo essere ancora più franchi, queste vicende sono esattamente la fotocopia di quello che è successo con gli ultimi due governi guidati da Prodi. Ora, se il centro-sinistra a livello nazionale sta cambiando pagina e sta costruendo una compagine che non sia più anche il contrario di se stessa, succede che a livello regionale, provinciale e comunali, relativamente alle giunte di centro-sinistra, le incongruenze restano e garantiscono problemi di governabilità. Leggevo proprio ieri l'altro che in Liguria si sta rischiando quello che è già successo in Campania, perché la giunta di centro-sinistra sa che a breve non avrà più le cave dove portare i rifiuti, ma ha già votato un documento dove non si costruiranno gli inceneritori. Queste sono responsabilità in termini assoluti che è giusto denunciare per tempo, come avevamo già fatto per le vicende di Napoli. Far finta che questo problema a livello territoriale di governo locale non esista è un errore politico. Prova ne è che, ad esempio, in Regione Friuli e nella città di Roma, quando si è andati a votare, il centro-sinistra ha perso. Perché? Perché è impossibile dire ai cittadini a livello nazionale: cerchiamo di cambiare maggioranza perché con Rifondazione, i Verdi, i signori del no, non è possibile governare, e dopo presentarsi nelle regioni, nelle province e nei comuni con le stesse alleanze, perché va da sé che i cittadini votano contro.